Inizio la preparazione snocciolando 200 g di ciliegio e lavate e asciugate per bene. Metto da parte, mi serviranno a breve. In una terrina metto 2 uova medie a temperatura ambiente, unisco 100 g di zucchero e la buccia grattugiata di un limone. Sbatto con le fruste elettriche fino a quando risulteranno chiare, gonfie e spumose. Quindi versa a fine in più riprese 50 ml di olio di semi e 110 ml di latte a temperatura ambiente. Alterno con 250 g di farina setacciata. Infine aggiungo mezza bustina di lievito per dolci, setaccio con un colino a maglie fitte. Ora che l'impasto è pronto, unisco le ciliegie denocciolate in precedenza, mescolo amalgamando per bene al composto. Verso in uno stampo oliato ed infarinato da 25 cm per 25 cm. Quindi lascio cuocere in forno già caldo e statico a 175 gradi per circa 35 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Una volta cotta la torta, sforno e lascio raffreddare per bene su una gratella. Dopodiché spolverizzo di zucchero a velo. Oggi, miei carissimi amici, voglio proporvi questa ricetta super golosa, la torta alle ciliegie. Una ricetta facilissima e veloce. Un dolce che racchiude tante golose ciliegie. Pochi ingredienti per avere un delizioso dessert. Sono sicura vi conquisterà al primo assaggio.